Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Terry e eccoci qui per un nuovo episodio di Far Cry 6. Siamo qui tutti con Dani Roccas, pronti a continuare l'avventura odierna. Negli scorsi episodi stiamo svolgendo le missioni del conto di Montero e una cosa importante è che il nostro caro Carlos, per noi Paolo Montero, che conosce il calcio nel 2000, sa di chi sto parlando, manca una sua peste, non vi preoccupate. Allora, lasciamo stare questo, ma il nostro caro Carlos ha un figlio che lavora come dottore per Castillo. Quindi è una cosa incredibile. Un figlio che sembra lavorare per loro non tanto perché, come dire, crede tanto in tanto Castillo. Cioè, dice di credere per me, però più che altro è appunto un atto di ribellione verso il padre che lo ha messo da parte. Mentre il padre consiglia il figlio, un altro uomo, Miguel, che ci guardava un po' strani, guardava anche la nostra cara Camilla molto stranamente. Non sappiamo se lui sta in prigione e sta mai condizionato per essere un traditore. Ora però, finito le penso le missioni per conto dei. Sì, per conto dei Montero. O posso fare la missione o per il Maximus Matanzas o incontro la Legge del 77. Io andrei in Maximus Matanzas perché sono quelli più vicini a noi. In certo caso sono qui mentre i ghieri sono qui da questa parte. E quindi niente ragazzi, facciamo questa missione qui, visto che ormai penso che Montero sia, cioè, per adesso abbiamo messo i semi della rivoluzione anche qui di libertà da Madrugada. Penso che però sia il momento di parlare con Talia e Paolo, i Maximus Matanzas. Loro saranno la nostra risposta a colei che gestisce la propaganda di Anton Castillo, sia Maria Marchessa, che adesso sia. Cioè, ti aspetti anche un po' il figlio di Anton Castillo. Chissà se non sei la madre. Ma insomma, siamo qui per conoscere loro, che sono dei cantanti, dei rapper, insomma, una voce dei reietti di Yara contro la voce dorata di Maria Marchesa. Bene, dopo questa intro, direi che possiamo andare avanti. Ma vi sapete sempre lasciare like, commentare, condividere, sfruttare serie e canale. E adesso, bando alle ciance, e che viaggio inizio. Let's go! Bene, penso davvero non ci sia più missione a fare, oppure. Cioè, è strano, perché qui vedo una statua dorata e mi dà una missione. Ah, no, 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 no. Cioè, è ancora in storia come un Carlo Montoro, che però stranamente non ci è segnata. E qui nella missione diario, non so perché davvero. Cioè, perché mettete le missioni principali qui? Maledetto, Ubisoft è sempre problema di missioni qui e là. E no, soprattutto finiamo la missione con il nostro Carlos Montero, che insomma siamo più che corto a finire qui la nostra avventura con loro e poi dedicarci alla parte dell'isola. Un attimo, perché ho controllato una cosa. Ok, ho controllato solo se l'audio era a posto, visto che è l'ultimo video, l'episodio 6, ho avuto problemi pure di audio. Mi chiedo scusa, ma davvero a volte non. Cioè, vado tranquillo per due episodi, il terzo. Perché sono adesso quasi insieme, o non consecutivamente, ma quasi. Non mi sembra. Comunque, inizia la missione. How many times are we gonna bail them out, Papa? When does it end? Camilla, this is family. I say we cut our losses. Well, you don't get a say because this isn't your fucking camp. What's going on? Jose got our people. He's gonna hand them in Verdera Square. Their own fucking fault they got caught. No! It's your fault. How many times have I told you they need to learn what it is to be a guerrilla from us? But you never listen. To get faith, you have to give it. I don't like it. So what? We're just going to leave them behind? Mierda, I know what that's like. Small pack. Us five. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. Jose's going to have military. Gonna need ice on them. Well, the church got it built out. You can see everything from there. Stay the night in the tower before the execution. Don't want anyone seeing you get up there. Got just the thing for you, Hiro. Fill your rifle with a high power scope. I'll plant the gun. Miguel, me and Camilla at the square. Philly waits at the radio tower. And on cell phones. Montero data al final, Camilla. E va bene, ragazzi, ho visto un po' di tensione, devo dire, fa pare fia che. Posso muovermi, grazie. Vediamo che. Ovviamente Camilla dice, loro non sono guerriglieri, perché costringere, mentre il padre pure prende tutti quelli che sono in rivolta, che fanno parte di questa isola, parte di isola, e volendo tutti i guerriglieri per affrontare Anton Castillo. E qui Michele, vedete, vuoi lasciare indietro come fate con me, per favore, no, è troppo doloroso. Comunque qui c'è uno spostamento rapido, penso potremmo farlo direttamente.
Direi di sì. Però questo fatto che Michele, vedete, un po' ci mette nella piaga di dire, ah, non l'hai abbandonato quanto fatto con me. Cioè, Michele, mi ha abbandonato, eri nascosto, va. Una volta salvate l'abbiamo fatto, quindi non lamentarti, tuo figlio mio. Comunque, perché sei con un'arma? The church. Oye, it's Miguel. Miguel, where's Carlos? He's busy. Can you get to the bell tower? I think so. Good. I left the rifle up there for you. Stay low. Don't let the soldiers see you. Ok. Suerte, my friend. Ok, solamente non risponde a Carlos, ma Miguel. E non sai, il campione è che è area rossa, ovviamente. Non mi faccio vedere dai soldati, tutto mi sta dentro a quel cecchino che ho visto lì. Oh, bello, messo lì vicino alla scala per essere ucciso. Hop. Ah, quindi anche abbassati. Ah, vedete, guarda cosa abbassa, che facevo con le tre come in un altro gioco. Vabbè, ma quanti ce ne sono? Una scroce qua sotto. E cerco di salire. Allora, abbiamo ucciso quella che stava lì, quel cecchino, ma non c'è una super ha un po' attirato l'attenzione. C'è qualcuno qua dentro, ma non lo vedo. Andiamo magari ci aiuto un poco, non penso che ora siamo un po' pieni mura, ma stiamo salendo e quindi lo potremo andare. Mamma mia, quanto odio questo audio. Comunque stiamo salendo, no? C'è quella donna lì, in pratica abbiamo distratto un po' tutti. Il cecchino quindi è molto bene. Chiave mancante, no. Ah, perché c'è nel foglio. Appare T. Helen per la chiave. Appare T. Helen, quindi il prete mi cercare, ma oioio, attenzione. Dai, come dammi l'arma, porca paletta. Perché ho fallito. E morì. Allora, posso mettere le chiavi? Sì, erano qui messe in questo angolo. Muy bien. E qui non sono andato nel campanile, mi chiedo bentori a mettere l'arma. La bella è che ovviamente lo fa in silenzio, ma cioè, ha fatto in silenzio inizialmente, che avevo stato con la decisione del cecchino, tutti quanti. Arrivo qua sopra, non c'è, era chiuso. C'è un attimo e mi becca questa che sta qui, il generale, giusto, che sfiga, veramente assurdo. Per ora, eccoci qua. Qui si può aprire pure. Siamo andati per andare per scappare in caso, lo volessimo. E a questo punto si va su. Sento gente sparare, che succede? What's happening? Sono lì, soldati che arrivano proprio. Non so niente, però eccoci qui. Interagiamo e inizia la missione, ragazzi. Got eyes on Jose. Don't shoot until I say. Hello, Yarans! You honor me today with your presence, just as I honor you with mine. These are the fake Yarans, and they have no place here in our paradise. As punishment for their crimes. Carlos! Shit!
te pierdo, cabrón. The tower, you idiots! Fuck! Alea's gonna die here. We need to move. Espada! I got him. You cover me. Understand? No, raga, non ci posso credere. Cioè, pensate di essere fatto invece... E invece no, dove andare? Abbiamo qui Alea. Dove sta? Solleva Leandro. Fili. Dove è? We got Alejandro. He's hurt bad. Ok, siamo qui però. Ed è come quel maledetto. Oh. Metti giù Alejandro. Cambia arma. E aiutiamo i nostri amici. Perché qui siamo messi nella merda più. Bravo. Non toccarmi. Il coccodrillo. Però vedete com'è. Il fucile non è esploso. È stato diciamo corrotto, diciamo manomesso per scoppiarci in faccia. E come sapere che noi eravamo sul campanile. Quindi Miguel ci ha traditi. E pure scappato il maledetto. Oh, è maledizione. Lo sarei. Infatti siamo un po' di casino, dai. Vabbè, e poi... No, è morto, Leandro. Non sei morto, vero? Ok, ha fatto un po' di casino. Non so che è successo, forse hanno tutte le bombe quelle... stordenti, ma... Dobbiamo andare via, ragazzi. Dobbiamo scappare via con Leandro. Carlos ci ha lasciato. Deve eroe, ha stato suo figlio, sacrificandosi. Un vero eroe. E mica assunto, cioè... È lui, cazzo, cioè... Non vedo... muore pure tu, non c'è dubbio, va... Non v'è dubbio alcuno che sia Miguel il colpevole. Anche il fatto che ha portato Leandro come trappola. Muore pure di. Vai guapo, uccidi. Vabbè, ragazzi, parliamo dopo che questo ci sarà un casino, non capite niente, quindi vamonos per ora. Let's go now! Let's move, Hero! Go, Philly, go! Dale, Philly, faster! More up ahead! I see them! Don't. How do you know it wasn't your brother? We already know he's a fucking traitor. And what about Philly? He's the one who knows explosives. Espada! You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Philly, I think we're losing him.
You think your papa had it bad? Think of what Jose can do to a man when he has the time. Stand back, Hiro! I could have given up this whole fucking camp, but I didn't! Fucking Monteros. We're all dead, Camila. Castillo's already won. He's breathing! It's Bala! Balance your stance. A lion finds calm before a kill. Si, papa. Fire me! Ah! Que bien, uncle. Why, now you have heard of our great victory in the West. Carlos Montero is dead. His guerrillas on the run. The tobacco fields secure. Fire! Come on, Miguel. Give me that. Bien. Bien. Your cousin seeks praise, Diego. If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands. 200 years. Yes, Uncle, I was trying to surprise you. Diego, how many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, Papa. Correct. And now, he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. You killed my son's last bird. Run. What? Run. Buen dilo. Ragazzi, wow. Intanto, scena di spada Eve che lascia parlare il traditore. Dice, ma detto tutto quello che vuole dire. Poi, quando dice, ormai Castiglia ha vinto, su quella frase, tum, gli taglia il collo. E da una vita ne nasce un'altra. E suo fratello, lì, Alejandro, si è ripreso. Però, non sono Camilla che fine abbia fatto e che è scomparsa. Qui vediamo intanto i vari DLC di Far Cry. Cioè, i DLC di questo Far Cry con i tre cattivi di Far Cry 3, Vas, Pagamin e Joe Sid. Ma poi ho visto una scena epicissima dove lì si sente il castillo puro. Grande Giancarlo Esposito, veramente un grande interprete. Dove lei è il pechino a fare la figura, dire guarda, ha fatto questo. E poi fa vedere che lui è migliore di suo figlio, di Diego. Ma Giancarlo Anton Castillo lo fa entrare un uomo piccolo e che dice tu è ci solo un uomo, fa entrare martire e ora quello e ora le campagne che 800 dei tuoi soldati nelle campagne non verrà più nessun soldato, quindi hanno un Montero martire e in più gli ha fatto sparare a Diego che con cos'è non ha sbagliato e che entro lui io ce lo volevo uccidere ma suo cugino forse gli voleva sparare. Ora però se poi lascia di guerra danno il segno del macete di papà, padre Pietro nella piazza di Verdea, il macete di papà e tutto ciò che resta di lui, porto a casa Danny per favore, parla con Alejandro. Quindi qui si tratta di finire un po' con la storia, penso, dei Montero, con ora Camilla che sarà a capo della famiglia Montero e quindi saranno reclutabili dalla causa, mettiamola così. Questo più militare, mi sa. Insomma, ora si proverà davvero a fare tanto casino. Quindi, per finire questa storia, perché Maxime, io non voglio fare, io voglio finire la missione qui come si deve, per favore, per favore. Parliamo con Alejandro, prima c'è di suo padre, e lo riportiamo a casa come è giusto che sia. Alejandro sta là dentro, comunque davvero, certo Alejandro, dimmi tutto, sei un vecchio traditore, ma dai, ti perdoniamo. I never got to thank you for saving my life. You and Camilla could have left me to die, but you didn't. Grazie. E comunque sì, lì in Verdera, he has papà's machete. It's all that's left of him.
I want to go and get it back, but I'm in no shape. Papa is dead because of me, and I can't even do this for him. The priest is expecting you, Danny. If you'll go there. Sì, dai, facciamo felice, poverino. Dai, non può muoversi. Grazie. De nada, Leandro, de nada. Però bello che fare anche parecchio in spagnolo costruisce più del piatto. Mentre lì nella campagna ci stavo dicendo prima che gli esplodono e poi si è merda. Dice fuck. Allora, andiamo a Verdera. C'è un bel spostamento rapido. Vi ammetto che non ho fatto missioni, diciamo, di pulizia della zona. Ho fatto missioni, diciamo, secondarie. Anche se qui secondarie non sono tanto definibili, ma missione della città. Perché mi dà sempre il fucile in mano? Mentre che sono i soldati. E quindi non ho mai detto livellare, migliorarmi, ma ora andiamo avanti. Right into a trap. Carlos is dead. And the brother Alejandro isn't doing much better. Danny, you can't let that family fall apart. We don't just need the Monteros to take down Jose. We need them to take Esperanza and put his uncle Anton in the ground. Sì, Clara, I'll find a way. Qui vedete come il nostro Danny fa, diciamo, dice un po' tutto a Clara che è successo, e Clara afferma come loro siamo molto importanti, quindi ci cerca di fare tornare i Monteros al massimo. Dai medicinali. Can I help you? Sì, padre Pietro, devo dire una cosa importante. Are you father Pietro? Sì. Alejandro said you'd come. You know, I remember the day I married Carlos to his wife. So long ago. I'm sorry. The machete is gone. What? What happened? Soldados. They'll be at their favorite bar nearby. La Raja. I'll mark it on your map. Gracias, padre. Okay. And I'm sorry about the mess. E poi fa... Lascia, stavamo, fammi parlare, che già mi è sotto un campanile. C'è la cosa importante della chiesa del campanile. Mamma mia. Posso distruggere tutto, no, vero? Ma il campanile... Ah, ecco lì il campanile. Un chilometro. Non c'è viaggio proprio, ovviamente. Ecco il bar che è dentro una specie di... basso militare, penso. E quindi, ragazzi, non andiamo a rapiare. È il macete del papi. Vai, Carlos, ti porto il macete. Ti occupare, Carlito. Alejandro, non preoccupe. Che pensi mi... Mi su di Milan, ma parlo spagnolo meglio di te. Vamonos! Alejandro, how you doing? Fine, I suppose. You got the machete? Not yet. It wasn't at the church. Cojone, where could it be then? Don't sweat it. I'll take care of it, mi herma. Danny. What's up? Just wanted to say, I know it might be difficult to trust me. Lots of new faces around the camp these days. It's okay. Well, not everyone can forgive like you have. Forgiveness isn't mine to give, Ale. You'll do your best. That's all I can expect of anyone. Vabbè, Nando ci vuole sapere che in un caso differente che ci chiamano le volte perché uno non basta. Che in pratica gli spiace, ma mentre non deve essere nome, è sua sorella a perdonarlo. E penso che lo perdonerà, fino a questa colpa sua. Sì, Ale hanno sentito un po' traito dal padre. In effetti abbiamo visto come il padre... Su un sembra più tenere a Miguel che a suo figlio. Potrei buttarmi, non lo so, solo il paracadute. Ma ora penso che, visto è morto Ale, il padre è meglio che i figli siano uniti. Che ci sono le mani strane? Spero di no, ma comunque. Dirigiamoci al bar e come questa mancetta la udiamo ai giusti proprietari, ossia i fratelli Montero. Ed eccoci qui al baretto, lì che ci sono tanti nemici qui e là, stiamo attenti. Attenzione, io prego, magari c'è anche questo qui, sicurezza, io là dietro. Boom, shakalaka, boom, shakalaka. Sì, qui c'è anche il lanciarazzi, vai di macete. Piglia qui i rottami, che fanno sempre bene, e andiamo un po' a capire. La situazione è qui, libero un nemico, penso, no. Spero che l'erba non mi ha nascosto. Sniper, lanciarazzi, mamma mia, qui stanno molto pericolosi. Allora, io non posso usare questo. Non è questo, l'MS16. Attenzione.
strada penso che non passi nessuno, lo spero, metto dentro l'erba così non devo vedermi e iniziamo a uccidere la gente. Ok, direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Rimane l'ultimo che sta lì, lancia la zecca. Gli ho sparato un colpo e è quasi muerto, quasi, eh. Quindi che c'è? Mistrissimo. Muy bien. Allora, quell'uomo lì. Qui c'è il macete. Io direi anche andiamo, non sta a fare niente, però. Però rimane l'ultimo, non lo uccidi. Alejandro, I got it. Ay, fuck, thank God. Your papà's machete belongs with a Montero. And that's where it's going to stay. Grazie, Dani, for doing what I couldn't. See you soon. Ok. Felice di Montero, direi che possiamo. Lì poi questa zona c'è cosa da pigliare e poi ci dirigiamo magari a. Facciamo un viaggio rapido. Però mi sa che abbiamo sempre la zona rossa per poter fare il viaggio rapido. Vediamo qui c'è qualcos'altro. Nada? Ah, però che bel posino qui col fiume, la musichetta. Magari per le mosche, per zanzare ecco per il fiume, ma dai. Un bel posticino, un bel bar. Spiace per voi, ma se la vi metta lì. Ora, usciamo da questa zona. Viaggio rapidito e si va a casa. A casa Montero. Eccoci qua. No. No, mi fa fare il viaggio rapido, non ha per la missione. Ma che senso ha? Ma fammi fare un viaggio rapido onestamente. Maldito! Perché? Bravo, tanto no. Mi sta a fare altri viaggi rapidi? Vediamo un poco. Sono curioso. Ah, qui lo fa fare. Nella zona di missione no, ma si è appena fatto. Vabbè ragazzi, vuol dire che faremo una bella camminata, magari dobbiamo il cavallo qui a qualcuno. E vamonos, salve. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Just because we saved you doesn't mean we want you. Come on. This is his papa's funeral. Carlos for Alejandro? Shit trade. Alejandro. You've done enough. Go. Espada. He's your brother. Yeah, not yours. How's the leg? I never knew your papa, but my family worked these lands for 50 years. I have intel on General Jose. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compas. Ok ragazzi, che butto c'è per povero Alejandro, dai, c'è quello lì pure lo tratta di merda, è morto padre. Sentirà ovviamente molto in coma proprio ciò che ha fatto, ovviamente lui è il colpevole, morto padre, lo sa. Ora abbiamo qui altre missioni da fare, questo è il livello 6 e la persona Alejandro Monte c'era un po' di tempo. Penso che posso fare questa missione qui. Mamma, già mi dà sempre l'ha fatto di... Io voglio finire questa missione qui con loro, voglio finire. Perché mi dice già di fare altre missioni? Ah, forse che sono a livello 4. Ok, ora intendo perché. Perché? Perché giustamente mi dicono: sei tu a livello più basso, non puoi fare granché, lascia stare, fai agli esperti. Comprendido. Quindi, ragazzi, direi possiamo finire qui questo episodio di Far Cry. E allora, un bruttissimo episodio perché è morto Carlos Montero, la figura più importante di questa parte di isola.
Montero, insomma, una figlia molto importante, molto conosciuta in tutta, diciamo, tutta l'isola di Yara e soprattutto in queste campagne, insomma. Aveva visto come la sua morte abbia spinto tre soldati yariani a tradire, diciamo, il loro generale, sentito che sono stati costretti un po' a lavorare a Castiglio, e hanno joinato la famiglia Montero per scontrarsi contro i cattivacci, contro Cosè. E in tutto questo abbiamo anche noi tre tenenti, che sono figure importanti dell'esercito. Ma come detto fino a qui, questo episodio, mi spiace tanto per Leandro, ma se vi è piaciuto e potete dare anche conforto al buon Leandro, vi invito a lasciare un like, a commentare, di la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, c'è notifiche che mi usciranno. Seguiteci su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere più sui lavori, godervi altri contenuti multimediali offerti. Inoltre vi dico sempre che se volete supportare il mio lavoro, mi piace, commenti e condivisioni, di cui già sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube o Patreon, in box tra tutte le informazioni che vi servono. Noi ci vediamo al prossimo episodio, la prossima di Terry, passo e chiudo.